divertirsi. Ciao Sheila, buongiorno. Scusa, buongiorno. Se sono in calzini, ma è uguale. Qui è un posto dove si può giocare, si può essere quello che non siamo dalle altre parti. Senti, noi siamo a Tanillas. Sì. Sarebbe? Tanillas è un parco divertimenti per bambini con il ristorante. Nasce dalla voglia mia e di mia sorella Tania più Scilla di far giocare e divertire non solo bambini ma tutta la famiglia insieme. E quindi abbiamo pensato a questa idea, a questo parco giochi. Quindi giochi, scivoli, percorsi di guerra. Tutto. E poi anche un percorso no gastronomico. C'è magari Eno, non tanto, ma gastronomico. Non tanto Eno, ma gastronomico sì, perché abbiamo un ristorante pizzeria e possiamo far mangiare tranquillamente i nostri bambini e le loro famiglie. Senti, tra un po' è Pasqua. Sì. E nel vostro uovo cosa c'è? C'è una gran sorpresa, c'è Pasqua. Abbiamo partecipato con grande soddisfazione alla collaborazione di questo progetto e speriamo che la gente possa gradire questa iniziativa per Pistoia. Bene, ti lascio un attimo, faccio una domanda alla nostra Sara Bonacchi. Sara, buongiorno. Buongiorno. Consorzio Turistico Città di Pistoia. Sì. Per una volta sei a Pistoia, perché sei sempre a giro per l'Italia e per il mondo nelle fiere. Non è vero, invece bisogna anche valorizzare appieno la nostra città, che in questa occasione, appunto per Pasqua, si veste proprio da favola. Quindi il centro storico si trasformerà in un parco dedicato a bambini, con tante sorprese, tanti laboratori. E per raccontarlo siamo venuti in questo paradiso terrestre dove io mi sento praticamente come se avessi 5 anni e sono felicissima. Perché? Anche tu sei in calzini, scusa un attimo. E non vedo l'ora di fare lo scivolo, come non vedo l'ora di arrivare a Pasqua, il 4, anzi il sabato pomeriggio, per iniziare a vedere tutte le meraviglie che costelleranno il centro storico dedicato a bambini. Centro, le strade, le piazze. Le piazze, cioè sì, le strade, diversi anche esercizi commerciali, tutto diciamo a dimensione di bambino. Benissimo, presto speriamo di svelare i segreti, quello che avete preparato. Io bisogna che vi lasci perché ho da fare un'intervista laggiù. Arrivo! Via! Attenta alla macchina!